Buongiorno e benvenuti al corso di Public Speaking. Il programma di questo corso sarà l'importanza della comunicazione, public speaking e PNL, conoscenza e consapevolezza di sé, la capacità comunicativa, progettare una presentazione, gestire lo stress e il parlare in pubblico, l'attenzione del pubblico, il discorso motivazionale, i supporti visivi, la capacità di persuasione e alcune schede riassuntive che verranno allegate. Cominciamo subito e buon corso. Partiamo subito dal primo modulo e dal capitolo sull'importanza della comunicazione. Sempre più al giorno d'oggi, ciò che fa la differenza tra successo e insuccesso nella vita, come nel lavoro, è la capacità di comunicare. Che tu stia cercando di convincere i tuoi colleghi, di vendere a un cliente, di infondere energia al tuo team o spiegare un'idea ai tuoi responsabili o collaboratori, la qualità della tua presentazione è l'elemento che ti porterà dritto al tuo obiettivo o che al contrario potrà allontanarti da esso. Nel public speaking, essere un oratore di successo non significa necessariamente essere il migliore oratore esistente, ma piuttosto essere un eccellente oratore significa seguire la filosofia di apprezzare che cosa hai, vivendo la tua vita come un campione, godendoti l'avventura della vita, aiutando anche gli altri a fare questo. Che cosa dovrebbe essere apprezzato nel public speaking? Come un vincente vive da campione, perché aiutare gli altri? Sono quattro gli strumenti di elezione per essere un bravo oratore.